Posizione base. Posizionare la fascia davanti al petto facendo attenzione che l'etichetta con il logo sia posizionata al centro. Incrociare la fascia dietro la schiena tirando le estremità verso l'esterno. Portare i lembi della fascia sopra le spalle ed infilarle sotto al lembo di tessuto posizionato sul petto incrociandole tra loro. Girare le estremità della fascia dietro alla schiena e legarle saldamente con un nodo su un fianco. Distendere bene la fascia sulle spalle per evitare la formazione di pieghe. Distendere bene la fascia posizionata sul petto. Ecco pronta la posizione base. Posizione fetale fin dalla nascita. Dalla posizione base. Abbassare la fascia dal petto alla vita. Togliere una delle spalle e distendere completamente il tessuto sull'altra spalla, in modo tale da ricoprire il braccio. Prendere il bebè con il viso rivolto verso di noi, appoggiandolo sulla spalla il cui lembo è stato abbassato. Avvolgere il bebè con il tessuto dalla testa, che si trova sulla spalla, sino ai piedi. Infilarsi la spalla che era stata abbassata, distendere bene il tessuto in modo che formi un valido sostegno su tutto il corpo del piccolo. Avvolgere bene il corpo dalla testa sino ai piedi. Alzare la fascia precedentemente abbassata sulla vita in modo da avvolgere il corpo di tutto il bebè. Posizione canguro, fin dalla nascita. Posizionare la fascia davanti al petto facendo attenzione che l'etichetta con il logo sia posizionata al centro. Incrociare la fascia dietro la schiena tirando le estremità verso l'esterno. Portare i lembi della fascia sopra alle spalle e lasciarle penzolare sopra alle spalle. Prendere in braccio il bebè con il viso rivolto verso di voi. Appoggiare il bebè su una spalla ed inserirlo nella fascia sul petto, assicurandosi di avvolgere tutto il corpo del bambino. Incrociare i lembi che scendono dalle spalle, avvolgendo tutto il corpo del bebè. Incrociare i lembi dietro alla schiena e fare un nodo su uno dei fianchi. Tendere bene il tessuto in modo tale che non abbia pieghe.
Posizione dell'abbraccio, dai 3 mesi. Dalla posizione base. Abbassare la fascia dal petto alla vita. Prendere in braccio il bebè con il viso rivolto verso di noi. Inserire una gamba per volta all'interno dell'incrocio anteriore. Distendere bene il tessuto in modo che funga da valido sostegno per il sedere e la schiena del bambino. Far passare le gambine sotto alla fascia contenitiva che abbiamo precedentemente abbassato sulla vita. Distendere bene la fascia sulla schiena in modo che funga da sostegno. Inserire le braccia del bambino sotto alle fasce delle spalle. Posizione del loto, dai 5 mesi. Dalla posizione base. Abbassare la fascia dal petto alla vita. Prendere in braccio il bebè con le spalle rivolte verso di noi. Inserire una gamba per volta all'interno dell'incrocio anteriore. Distendere bene il tessuto in modo che funga da valido sostegno per il sedere ed il busto del bambino. Far passare le gambine sotto alla fascia contenitiva che abbiamo precedentemente abbassato sulla vita. Distendere bene la fascia sul busto del bambino in modo che funga da sostegno. Il bambino sarà così libero di muovere braccia e gambe e voi di camminare senza problemi.